Quello che doveva essere un presidio pacifico in Piazza Loggia per tornare a protestare contro la gestione della sanatoria per i permessi di soggiorno è subito sfociato in tensioni e scontri. Nemmeno il tempo di iniziare a scandire slogan al megafono che l'attenzione di tutti è stata attirata dal furgone dei militanti di Magazzino 47 che voleva entrare in piazza contravvenendo alle disposizioni della questura. A scatenare la rabbia dei manifestanti, il sequestro del loro furgone da parte della polizia, secondo fonti della questura, a bordo vi erano delle spranghe. Da Piazza Loggia ci si sposta in Piazza Rovetta. Un dirigente della questura intima ai manifestanti, una sessantina circa tra immigrati e antagonisti, di disperdersi. L'ordine non viene ascoltato e parte la prima carica. Sono le 17:10, quattro persone rimangono ferite e vengono soccorse dalle ambulanze. Gli antagonisti rispondono 20 minuti più tardi, prendono le transenne e affrontano i poliziotti in tenuta antisommossa. Qualcuno lancia sanpietrini. La polizia carica per la seconda volta. Quattro manifestanti vengono fermati e caricati sui furgoni. Attorno alle 17:30 qualche bresciano polemizza contro gli immigrati che protestano in piazza. Si registrano nuovi momenti di forte tensione. Laura Castelletti si affaccia a una finestra di Palazzo Loggia. I manifestanti se ne accorgono, partono slogan contro l'amministrazione del bono. Qualcuno tenta di arrivare fin sotto le finestre, ma viene subito bloccato. Dopo circa un'ora e mezza di trattative, anche a muso duro, Umberto Gobbi di Diritti per Tutti viene ricevuto in comune nel tentativo di far tornare la situazione alla calma. I manifestanti hanno comunque già annunciato una manifestazione per sabato prossimo in città.